Presidente, nessuno intende mettere il bavaglio alla stampa e questa norma, a mio avviso, Presidente, non lo fa. Quindi passo in avanti. È scritto in modo, tra l'altro, secondo me, non completamente, diciamo, politicamente inconsistente, secondo me, questo ordine del giorno, perché basta leggere l'articolo 38, che dice un'altra cosa, secondo me. Dice: fermo restando la necessità di istruire in modo completo e accurato ogni singola richiesta di accesso, l'amministrazione tiene conto della particolare rilevanza delle istanze provenienti da organi di stampa, verificando con la massima cura la veridicità e l'attualità dei dati e dei documenti rilasciati, evitando che il dibattito, al fine di evitare di fatto che il dibattito pubblico si fondi su informazioni non affidabili o non aggiornate. Allora, fino a qui, secondo me, significa che se l'amministrazione deve consegnare un dato alla stampa, quantomeno deve essere un dato veritiero e deve essere chiaro, e questo è per trasparenza. E non capisco dove sia il bavaglio, non mi pare che qui ci sia scritto che può rifiutarlo. Poi, secondo tema, i dirigenti chiamati all'attuazione delle diverse forme di accesso, disciplinate dal presente regolamento, devono di conseguenza tenere presente il rilievo pubblico, il potenziale uso strumentale, il danno all'immagine che le risposte dell'amministrazione possono generare attraverso la pubblicazione sui social network, sul blog e sulle piattaforme web realizzate per la promozione e la difesa del diritto d'accesso. E qui sta dicendo semplicemente questo regolamento ai dirigenti: cari dirigenti, nel momento in cui ci sarà un accesso agli atti, tenete conto che un conto è la consegna di un documento a un singolo soggetto, magari anche un'associazione, un comitato di quartiere che chiede un documento e se la tiene là da una parte. Dall'altra invece se la consegna ovviamente a un organo di stampa che la diffonde. Allora la sua diffusione, se non veritiera, se non verificata, se non curata, può ingenerare nella cittadinanza un ragionamento e delle deduzioni che magari si fondano su presupposti sbagliati. Dov'è il bavaglio? Qui si sta semplicemente dicendo all'amministrazione di consegnare dei dati alla stampa che siano chiari, semplici e veritieri e che il dibattito si fondi su questo. Quindi secondo me è proprio l'opposto, cari colleghi, e si vuole in realtà fare in modo che il dibattito pubblico dei documenti possa essere fatto in modo semplice e chiaro. Poi, se voi volete sostenere questa cosa, per carità, è vostro diritto e lo potete fare, ma noi questi ovviamente ve li respingiamo al mittente.